Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Oggi ci occupiamo di un plugin dedicato all'analisi del volume all'interno dei nostri mix e dei nostri mastering. Quali sono i limiti del volume delle piattaforme digitali che dobbiamo conoscere e quali utilizzare per creare un mix o un mastering perfetto per poter essere sicuri, quindi di rimanere negli standard di mercato. Le piattaforme di streaming creano questa diminuzione del volume per poter dar modo a tutti i prodotti audio di suonare nello stesso range dinamico e quindi di poter stare in una ipotetica playlist senza dover percepire differenze di volume tra un brano e l'altro. DB, LUFS, LKFS, PLR, TP, K-System e tanto altro che ormai fanno parte della conoscenza approfondita degli studi di mastering sono metri di misura da tenere nel nostro arsenale per controllare i nostri file esportati sulle varie piattaforme digitali. Nugen Audio, leader del settore del metering professionale, ha creato uno strumento perfetto, adatto a tutte le esigenze e professionale al punto giusto. Stiamo parlando di MasterCheck. In basso a sinistra troviamo LKFS, o Loudness K-Weighted Full Scale Meter, a fianco il nostro PLR, ossia Peak to Loudness Ratio, molto importante e che misura il vero volume percepito dal nostro orecchio. Al centro in alto troviamo infatti i due box che indicano questi valori numericamente. Cliccando in alto a destra, nel menu, possiamo accedere alla scelta dei vari standards di misura mondiali a cui vorremmo far riferimento per il nostro mastering, ad esempio Apple Streaming per le creazioni di un master per iTunes Music o YouTube o Spotify eccetera eccetera. Selezionando Apple Streaming notiamo come il nostro LKSF viene fissato a meno 16. Questo è il valore a cui Apple Streaming abbassa il tuo master, qualunque esso sia, anche se creato a meno 1 o 0 dBFS. Sempre nella sezione centrale troviamo le opzioni di conversione della piattaforma di streaming stessa. Nel caso di Apple Music abbiamo l'encoder AACLC 256 kbps, il famoso MP4 della Apple, che rappresenta un sistema di compressione dati utilizzato. Selezionandolo potremo, in tempo reale, ascoltare il nostro master come se stessimo effettivamente ascoltando da iTunes, rendendo comodissimo il nostro lavoro. Facciamo subito un test. Selezioniamo Known, abbassiamo il master per poter parlare mentre lo ascoltiamo e quando suonerò il file potrò vedere in tempo reale il valore di loudness percepito e di picchi del mio brano. Come vediamo, il mio brano arriva a meno 12 dBFS con un PSR di 9-10 in media. Poi dovremo lasciare che MasterCheck ascolti interamente il nostro brano per poter avere una media esatta di questo valore. È lo stesso sistema che utilizza la Apple quando adatta il suo sistema di livellamento del volume. Questo per evitare che magari al centro del brano vi siano delle sorprese dinamiche. Come vediamo, il nostro mix supera il limite, arrivando a oltre i meno 16 imposti e il PLR raggiunge dei valori oscillanti durante la canzone. Clicchiamo ora su Offset to Match per poter capire che differenza di loudness percepita abbiamo tra il mio mix e tra il mio mastering in questo caso e quello a cui dovrò far riferimento per poter stare all'interno dei limiti imposti da Apple. Ascoltiamo la differenza. Ho circa 4 dB di differenza
rispetto a quello che ho effettivamente creato per il CD. Andando su Monitor potrò ascoltare ciò che fa in tempo reale la compressione a questo tipo di file, cioè che cosa succede quando io converto il file a meno 12 che ho creato per il CD nel formato Apple direttamente senza nessun tipo di cambiamento. Equilibrio tra il dolore e ogni carezza. In fondo al buio. Cliccando sul pulsante centrale, ascolto ciò che viene rimosso dal mio mix, quindi tutte le frequenze e la perdita di segnale, soprattutto sui side, che accade quando faccio una conversione AAC. Questo è un sistema eccellente per poter capire cosa accade al nostro mix durante l'encoding in tempo reale prima di poterlo fare. Quello che possiamo fare è abbassare contemporaneamente tutte le tracce in maniera equilibrata. Per fare questo o colleghiamo tutte le tracce in un unico gruppo tracce o creiamo un VCA per tutte le tracce del mix. In Studio One è sufficiente cliccare e selezionare tutte le tracce, tenendo premuto Shift, cliccare col pulsante destro del mouse e assegnare un VCA ai canali selezionati. In questo modo il mio volume VCA pilota tutti i canali in maniera controllata e questo mi permette di abbassare almeno di 4 dB, che era la differenza che leggevo tra il mio mix e quello dell'offset match, e poter cercare di creare un mix, e in questo caso un mastering, che stia già nel limite imposto da Apple. Andando in play potrò constatare se dal mio mix attuale ho un abbassamento eccessivo da parte di Apple, correggere ancora di mezzo dB, abbiamo un margine circa di meno 1, adesso correggiamolo ulteriormente con il VCA. Il nostro KLFS sia più vicino al meno 16. Con l'offset infatti abbiamo una differenza minima di 0,2 dB, perfetta per la nostra piattaforma di streaming. Il prossimo esperimento è quello di esportare la traccia in formato CD, in formato convertito per Apple senza i nostri ritocchi del mix e in formato più dinamico utilizzando il master check e vedere cosa accade. Esportiamo le tre versioni. Infine, qualora dovessimo esportare per altre piattaforme, come ad esempio Spotify, avremo altri tipi di confronti. Nel nostro caso, infatti, potremo ascoltare la differenza tra la versione che Spotify crea per i nostri telefonini, la versione per l'app desktop e la versione per gli utenti premium. Mobile. Come vediamo, la versione per Spotify lavora sui meno 14 LKFS, quindi 2 dB in più rispetto ad Apple. E notiamo subito la differenza di ciò che accade al nostro file una volta che verrà convertito per le piattaforme di distribuzione per il nostro smartphone, per l'applicazione desktop standard e per quella premium. Quindi la quantità di degrado che accade al nostro file quando verrà distribuito sulla piattaforma. Eccoci nella nuova song che ho approntato per poter ascoltare le differenze di mix utilizzando il master check. Questa che vediamo qui in alto è la versione per il CD che ho già masterizzato e che lavora già a meno 12 LKFS. Guardiamola. Nella mia solitudine combatto con l'amore. Con un PSR di 9,10. Ho esportato la traccia utilizzando
quello che normalmente farebbe Apple nel momento in cui noi caricassimo su Apple Music questa traccia a meno 12. Quindi Apple automaticamente la abbasserà utilizzando la media del rapporto PSR. Mentre questa è l'ultima traccia che ho creato utilizzando l'accortezza di abbassare il mio mix, quindi tutte le tracce del mix, per poter raggiungere lo standard Apple. Ascoltiamo dal ritornello. Concentriamoci sulla perdita dinamica che abbiamo tra la versione esportata brutalmente, quindi dalla traccia del CD verso iTunes, e la versione che invece ho accuratamente abbassato per poter raggiungere questo risultato. Come vediamo già anche graficamente sono molto simili, anche sovrapponendole. Non abbiamo grossissime escursioni dinamiche, ma avremo una percezione del volume completamente diversa, soprattutto sui bassi. Ascoltiamo dal ritornello la versione, quella non ottimizzata per Apple Music. Già in cuffia si sente una perdita enorme delle frequenze basse e una definizione errata del side che viene massacrato dall'algoritmo di conversione. Mentre in questo caso abbiamo una conversione ottimale che sì, suona meno, con meno volume percepito rispetto a quella del CD, ma è molto più equilibrata e ci darà modo di avere la stessa qualità di ascolto nello streaming di quella che abbiamo nel CD. Riascoltiamole facendo molta attenzione al side, quindi al segnale laterale left e right estremo, alla percezione dei bassi e focalizziamoci anche su ciò che accade alle frequenze medie della voce. Spero che questa lezione vi sia stata utile. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale sulle nostre nuove recensioni e sui nuovi tutorials. Ho da poco aperto anche un account Patreon dove gli utenti potranno avere accesso a lezioni particolari che non vengono distribuite normalmente su questo canale e che serve per raccogliere fondi a sostegno dei video gratuiti che vengono continuamente distribuiti. Ciao, a presto!